Parlamento di De Napoli, quattro uomini sulla palla, lo stop di Zorato e il gran tiro di Melotti. Bellissimo questo gol del Rimini che comincia a sfruttare appieno le punizioni insegnate appunto da Sacchi. Ma alla Rimini non basta il pari e al trentesimo, sfruttando abilmente un calcio d'angolo di De Napoli, Ceramicola di testa batte ancora Vannoli e con la palla in rete l'esultanza dei riminesi. A questo punto il Rimini si trova in vantaggio per 2-1. Due minuti dopo